Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Quello che è successo a David è qualcosa di surreale, di particolare. Chissà come vi sareste comportati voi al suo posto. Io non so se sarei riuscito a fare tutto ciò che ha fatto lui, ma a questo punto proseguirei con il racconto. Se vi foste persi la prima parte, vi consiglio di andare ad ascoltarla, anche perché altrimenti non capireste cosa sta succedendo. Come sempre, abbassate le luci e mettete le cuffie. Buon ascolto. Erano ormai 3 settimane che non avevo più notizie di David. Da quando 6 mesi fa avevamo iniziato ad uscire insieme, era successo una sola volta che non ci parlassimo per più di 3 giorni. Ma in quell'occasione avevamo avuto un brutto litigio. L'ultima volta che l'avevo sentito, non notai nulla di strano. Mi aveva semplicemente detto che voleva andare a controllare una cosa di cui gli aveva parlato un suo amico. Ma la scorsa notte ho ricevuto un messaggio davvero strano. Il mittente era David. Non era stato inviato con il suo numero. Conteneva solo 5 parole. Senza fine. Non venire. David. Qualcosa non quadrava. Non appena finii di leggere, fui assalita da un forte senso di nausea, come se avessi visto qualcosa che non avrei mai dovuto vedere. Decisi di chiamare Peter, anche se avevo già chiesto notizie di David a quel coglione. Era un buono a nulla, ma forse poteva sapere di più su dove fosse David. Decisi di entrare su IM con l'account di David. Immaginavo che sarei riuscito a parlargli più facilmente se non sapeva che ero io. Non appena mi collegai, lui mi inviò nuovamente un messaggio. David, porca troia, mi hai fatto spaventare. Pensavo fossi andato davvero a vedere la casa. Che cosa intendi dire? La casa senza fine, amico. Quel posto di cui ti avevo parlato. Avrei giurato che fossi andato lì. Senza fine. Questo tizio sapeva come stanno le cose. Già, alla fine non sono riuscito a trovarla. Probabilmente ritenterò domani. Puoi spiegarmi un'altra volta dove si trova? Scordatelo, amico. Mi hai già fatto preoccupare abbastanza. Fanculo a quel posto di merda. Ci sono già stato e non voglio che ci vada anche tu. Peter, sono Maggie. Aspetta un momento. Cosa? E dov'è David? Non lo so. Pensavo lo sapessi tu. Ma mi sembra che non sia così. Oh, merda, merda, merda! Cosa? Seriamente, Peter, devi dirmi che cosa sta succedendo. Pensavo fosse andato alla casa. Si trova fuori città, più o meno a 4 miglia lungo Terrence Street. È una strada non segnalata, seguita da una svolta a destra. Cazzo, è andato lì! No, non credo. Cosa hai in mente di fare? Andrò da lui. Partì verso le 8 della sera seguente. Lungo il percorso non vidi nemmeno un'auto e come imboccai quella strada notai un segnale che diceva «Per la casa senza fine, da questa parte, aperta 24 ore su 24». Avevo il respiro irregolare da quando ero uscita e la vista della casa non mi aiutò. Nei dintorni non c'erano altre auto, facendomi pensare che non fosse aperta. La luce proveniente dalla scalinata dell'ingresso principale illuminava l'area circostante e dalla finestra si poteva vedere che le luci erano accese. Parcheggiai la macchina, raggiunsi l'ingresso ed entrai. L'ingresso sembrava abbastanza normale, ma come previsto non c'era nessuno. Tutte le luci erano accese, ma non c'era un'anima. C'era solo un'altra porta, oltre a quella da cui ero entrata, sulla quale vi era scritto un altro cartello. Stanza 1 da questa parte. Ne mancano 8. Raggiungi la fine e hai vinto. Non fu quello a farmi sentire una morsa allo stomaco, né a farmi venire il cuore in gola. Sotto il primo messaggio c'era un altro scarabocchiato a mano in rosso. Non riuscirai a salvarlo. Rimasi fermo all'ingresso per quello che mi sembrò un'ora. Ero raggelata, non sapevo cosa fare.
avrei dovuto attraversare la porta o chiamare la polizia. Dopo aver letto il cartello, mi resi conto che stavo facendo il passo più lungo della gamba. Come ragazza la mia altezza è nella media, ma sono piuttosto mingherlina. Non sarei stata in grado di affrontare il pazzo che teneva David in ostaggio. Perciò decisi che chiamare la polizia sarebbe stata la cosa migliore da fare. Presi il telefono dalla tasca e lo aprì per fare il numero. Nessun segnale. Sembrava che la casa stesse ostacolando il segnale. Oltretutto si trovava nel bel mezzo del nulla. Andai verso l'ingresso, immaginando che all'esterno avrei potuto trovare un po' di linea. Strinsi la maniglia e la girai. Niente, era bloccata. Ritentai mettendoci più forza, ma niente. Era bloccata dall'esterno. Iniziai a picchiare i pugni contro la porta, urlando a più non posso, nella speranza che qualcuno lì fuori potesse sentirmi. Sapevo che era tutto vano, non c'era nessun altro oltre me. Dopo poco sentì la mia tasca vibrare. Tirai fuori il mio telefono, c'era un messaggio non letto. Inizialmente ero felice che ci fosse campo, ero salva. Forse il messaggio era di David, che diceva di stare bene. Il messaggio era stato inviato da un altro numero, un numero che non avevo tra i contatti. Quando lo aprii, quasi lasciai cadere il cellulare. Non riesci a salvare neanche te stessa. Ogni fibra del mio corpo tremò. Non volevo morire. Ero bloccata lì, con un telefono senza linea, in una stanza senza via d'uscita. I miei occhi ispezionarono la stanza e si soffermarono sulla porta che si trovava sul lato opposto. C'era un uno dorato e incorniciato nel legno. Sembrava come una stanza d'albergo. Il pavimento sembrava sempre più lontano, mano a mano che mi avvicinavo alla porta. In pochi istanti la raggiunsi, appoggiai l'orecchio sul legno e ascoltai. Tutto ciò che riuscii a sentire era una musica di Halloween in lontananza. Una melodia inquietante che si può trovare in qualsiasi casa dei fantasmi. Improvvisamente mi calmai un po'. David era famoso per i suoi scherzi. Mi aveva parlato di queste elaborate montature che lui e i suoi amici avevano preparato per i nuovi giocatori della sua squadra di calcio. In qualche modo un sorriso si disegnò sul mio volto e aprì la porta senza alcun timore. Entrare nella prima stanza placò ulteriormente le mie paure. La stanza era un'intimitazione, anche se un po' scadente, di una casa dei fantasmi. In ogni angolo c'erano degli spaventapasseri che non incutevano nemmeno paura. Erano simili a quelli che si usano nelle scuole elementari, con grandi facce sorridenti. Fantasmi di carta pendevano dal soffitto ed erano fatti muovere dall'aria fredda di un ventilatore nell'angolo. Vicino a uno degli spaventapasseri si trovava l'unica altra porta presente nella stanza. Su di essa, in maniera simile alla prima porta, c'era un grosso 2. Ridendo, mi lasciai quella patetica stanza alle spalle. Quando aprii la porta della seconda stanza, non riuscii a vedere ad un palmo del mio naso. Era tutto avvolto completamente da una grigia nebbia che odorava di gomma. Immaginai che ci fosse una macchina per la nebbia che stava soffiando fuori quella roba da ore. Non c'erano finestre in quella stanza, perciò l'aria sarebbe dovuta essere terribile. Camminai lentamente in avanti e lanciai un piccolo urlo. Ero incappata in una versione di Jason Voorhees. I suoi occhi erano delle luci rosse e il coltello nella sua mano andava avanti e indietro, mimando comicamente un accoltellamento. Il mio cuore sembrava impazzito. Se qualcuno si fosse trovato lì con me, mi sarei sentita incredibilmente imbarazzata. Mi coprì la bocca e iniziai a farmi strada e superai Robo Jason, mentre la nebbia stava diventando troppa. Stavo iniziando a sentirmi un po' stordita quando finalmente trovai la porta che conduceva alla stanza numero 3. Misi la mano sulla maniglia per poi ritirarla di scatto per il dolore. La maniglia era rovente. Provai ad appoggiare una mano sulla porta stessa, sentendo che anch'essa era troppo calda. Provai ad appoggiare l'orecchio sul legno caldo, aspettandomi di udire un fuoco, ma non sentii nulla. Ipotizzai che fosse del semplice calore, come quello che viene introdotto nella stanza finale della Mr. Todd's Wild Ride a Disneyland. Presi un lembo del vestito e ci avvolsi una mano, tirai la maniglia il più velocemente possibile e mi fiondai nella stanza numero 3. Non c'era fuoco,
solo oscurità e un freddo gelido. La terza stanza non era affatto come le altre. Tentai di distinguere qualche oggetto all'interno della stanza, ma non riuscivo nemmeno a vedere le mie mani che impugnavano la maniglia della porta, che ora era come se non ci fosse. Ero in trappola. Probabilmente nel buio mi ero voltata, sebbene non mi fossi mossa da quando avevo messo piede là dentro. Evidentemente non era così. In quel momento dal soffitto si accese una luce, un singolo cono di luce che, puntando verso il basso, illuminava un tavolino sul quale c'era una torcia. Anche se non riuscivo a vedere dove stessi andando, mi sono mossa in avanti. La luce del soffitto era sufficiente per aiutarmi a raggiungere il tavolino. Come raggiunsi la torcia, notai che c'era un bigliettino accanto all'impugnatura. Per Maggie, dall'amministrazione. Nel momento in cui finii di leggere, la luce sopra la mia testa si spense e mi ritrovai nuovamente al buio. Armeggiai per un secondo con la torcia prima di riuscire ad accenderla. Sembrava che fossi circondata da un basso ronzio che proveniva da tutte le direzioni. Il mio cuore batteva all'impazzata e iniziai a girare sul posto puntando il fascio della torcia in tutte le direzioni. Non c'era nulla nella stanza, ma un istante dopo notai qualcosa di terrificante. Poteva essere la mia immaginazione, ma ero sicura di aver visto una figura che si dileguava ogni qualvolta veniva colpita dal raggio di luce. Iniziai ad andare nel panico. Cercai di tornare verso il tavolino, incerta su quale direzione prendere. Il ronzio diveniva più forte e iniziai a sentire la presenza di quella cosa, qualunque essa fosse, che stava evitando la luce. Le mie mani tremavano violentemente mentre puntavo freneticamente la torcia in ogni direzione. Era sempre lì. Ogni volta riusciva ad evitare per un soffio la luce, per poi immergersi nuovamente nell'oscurità. Ma era sempre più vicina. I miei occhi iniziarono a riempirsi di lacrime. Pensai che mi sarebbe caduta la torcia da un momento all'altro, per quanto stavo tremando. Poi lo vidi. La luce illuminò un piccolo numero 4. Era scritto su un foglietto che era stato poi attaccato con del nastro adesivo su un angolo della porta. Corsi più velocemente che potei, con la torcia sempre puntata davanti a me. Sentivo che era dietro di me. Il ronzio era sempre più forte e potevo sentire il suo fiato sul collo. Feci un ultimo scatto, mancavano pochi passi. Con un solo movimento afferrai la maniglia, la girai e chiusi la porta dietro di me sbattendola. Mi trovavo nella stanza numero 4. Ero fuori, non ero più nella casa. Ciò che mi aspettava dietro la porta somigliava ad una caverna. Guardai il pavimento e mi accorsi di un dettaglio strano e disturbante. Non era coperto di erba, pietra o sporco, ma di pannelli di legno. Il pavimento era lo stesso delle stanze precedenti. In qualche modo mi trovavo ancora nella casa. C'erano alcune torce montate ai lati della roccia che mi circondava, mentre il resto della caverna era immerso nel buio più pesto. Sembrava che le torce potessero essere rimosse, perciò mi diressi verso quella più vicina e la tolsi dal suo supporto. Il mio corpo era madido di sudore. Lentamente mi feci strada all'interno della caverna. Il ronzio se n'era andato, speravo definitivamente. Nella caverna non sentii altri rumori, a parte quello di una leggera brezza. La grotta sembrava andare avanti all'infinito e camminai per quelle che mi sembrarono ore, fino a quando non vidi una tenue luce blu. Con cautela andai verso di essa, ma sempre mantenendo un passo sostenuto. La luce era un'apertura, la fine del tunnel. Accelerai il passo, detestavo i luoghi angusti come le caverne e i tunnel, ma l'uscita era ormai a pochi passi e prima che me ne accorgessi raggiunsi la fine. Esatto, era lì che mi trovavo. Alla fine, fuori dalla caverna, il terreno diventava scosceso come una collina e non c'erano strade alternative. Mi guardai alle spalle in direzione della caverna. Sapevo che non c'erano delle svolte. Era un tunnel che procedeva sempre dritto. Mi voltai e guardai oltre il bordo. Ciò che vidi fece sentire il mio stomaco peggio di quanto avesse mai fatto finora. Era un oceano. L'acqua circondava tutto e non si vedeva altro all'orizzonte. Lo strapiombo sarà stato alto circa 100 piedi,
con una piccola conformazione rocciosa sul fondo. Dopo alcuni secondi di attento studio delle rocce, il mio stomaco si contorse in un modo che non credevo possibile ed iniziai a sudare freddo. Le rocce componevano un numero, il numero 5. Mi alzai e mi allontanai dal bordo. Odiavo le altezze. Venni interrotta da un muro che non avrebbe dovuto essere lì. Mi voltai e vidi qualcosa di terribile. La caverna era sparita. Tutto ciò che vedevo era pietra solida, come il versante di una qualsiasi montagna. Ho cercato di dire a me stessa che ero ancora nella casa senza fine. Non ero fuori. Chiaramente quella non era una montagna vera, ma sembrava così reale. Guardai nuovamente oltre il bordo della collina. Non avevo altra scelta. Finora quella casa mi aveva causato parecchi guai. Ero fuori solo per grazia ricevuta. Ma quello che avrei dovuto fare ora era troppo. Sapevo cosa volevano dirmi quelle rocce. Quella era l'entrata della quinta stanza. Non c'erano scale o altre strade. La casa voleva che saltassi. Mi sono buttata sul terreno arricciandomi come una palla. Era fuori discussione che saltassi da una collina per andarmi a schiantare contro una conformazione di rocce appuntito, 100 piedi più in basso. La mia mente si spaccò in due parti. Una che urlava che ero ancora all'interno della casa, mentre i dintorni dicevano l'esatto opposto. Rimasi sul pavimento in legno per un po', a tal punto che persi la cognizione del tempo. Dopo quelle che mi sembrarono settimane, finalmente mi alzai. Lentamente mi feci strada verso lo strapiombo e guardai giù. Le pietre mi incitavano a saltare. Non potevo farlo e questo mi tormentava. Fu in quel momento che ritornò il ronzio, quel basso e cupo ronzio. Sembrava provenire dalle mie spalle, risuonando nel ventre della montagna. Non so se fosse venuto per me, ma dopo averlo sentito, qualcosa si mosse dentro di me. Chiusi gli occhi e saltai. Il vento ululava mentre cadevo e una nuova e più profonda paura si fece largo dentro di me. Stavo per morire sfracellandomi su quelle rocce che mi avrebbero dilaniata. Non osavo aprire gli occhi. Nonostante il forte vento, sentì che il ronzio stava scomparendo. Volevo solo che finisse. Desideravo solo di schiantarmi sulle rocce e farla finita. Fu in quel momento che tutto si fermò. Non stavo più cadendo. Ma non ero finita contro le rocce. Aprii gli occhi per guardarmi intorno. Ero in piedi, circondata dai familiari pannelli di legno della casa. Il ronzio era sparito, sostituito dal silenzio. Ce l'avevo fatta. Ero nella stanza numero 5. Non saprei spiegare come fosse accaduto, ma mi ritrovai nella quinta stanza. Il sentimento di terrore se n'era andato. Ero incredibilmente felice di essere ancora viva. Dopo una manciata di secondi per riprendermi, decisi di guardarmi intorno per esaminare la stanza. Tutta la gioia mi abbandonò in fretta. La stanza era vuota. Il pavimento era uguale alle pareti che a loro volta erano identiche al soffitto. Non c'erano porte né finestre. Era come se fossi in una scatola sigillata. Proprio allora mi resi conto che non ero ancora in salvo. Ero riuscita a lasciare la quarta stanza solo per finire nella quinta, dalla quale non c'era via di fuga. In quel momento mi chiesi se anche David fosse finito in questa stanza, se fosse saltato da quel dirupo alto 100 piedi per finire intrappolato lì dentro. E se ce l'aveva fatta, significava che ne era uscito. Non c'era nessun altro lì dentro, ero sola. Se lui c'era riuscito, l'avrei fatto anche io. Il pensiero di David, che fuggiva da lì, mi aiutò a ritrovare la fiducia. Avevo intenzione di lasciare quella stanza, trovare David e andarmene di corsa da quel luogo. Camminai lungo il perimetro della stanza, tastando i muri, alla ricerca di qualche imperfezione, ma niente. Le pareti erano perfettamente integre. C'era malapena un graffio, figuriamoci se avessi trovato delle uscite segrete. Iniziai a bussare su punti casuali dei muri, ma erano assolutamente solide. Cominciai a sentirmi meno sicura. Ero a corto di idee. Fu allora che mi parlò. Maggie, non saresti dovuta venire qui, Maggie. Quasi mi venne un colpo. Ero ancora rivolta verso il muro.
ma la voce proveniva dal centro della stanza. La voce sembrava quella di una bambina, o almeno così sembrava. Mi girai lentamente e i miei occhi caddero su chi mi stava parlando. Avevo ragione. Era una piccola bambina bionda, che aveva non più di 7 anni, con piccoli occhi azzurri e un lungo vestito bianco. Mi sorrise e parlò di nuovo. «Ma visto che sei qui, facciamo un gioco». C'era qualcosa di agghiacciante in quella bambina. Non era spaventosa come quelle che si vedono nei film giapponesi. Sembrava assolutamente normale. Se l'avessi vista camminare per strada, sarei semplicemente passata oltre. Ma mi sentivo terrorizzata a guardarla negli occhi. Saltare da una collina era spaventoso, ma non ci avrei pensato 2 volte a saltare da 20 colline se questo avesse significato distogliere per un minuto lo sguardo da quegli occhi senza anima. Dopo un momento di stallo, finalmente parlai. «Quale gioco? Chi sei?» ho mormorato. «Se perdi, morirai. E se vinco, lui morirà». Sentii il mondo cadermi addosso. Non volevo credere a quello che aveva detto, ma sapevo che era la verità. «Chi dei due morirà?» disse sorridendo. «Nessuno dei due». Non so da dove trovai il coraggio di rispondere a quella bambina demoniaca, ma mi ero spinta troppo in là solo per vedere David morire. E se fossi morta sarebbe stato tutto vano. No, saremmo sopravvissuti entrambi. In quel momento vidi la ragione per cui quella bambina mi terrorizzava. Era molto più di una semplice infante. Guardandola mi accorsi che con lei c'era quello che sembrava un uomo imponente, coperto di peluria e con la testa di caprone. Era una visione orribile. Era impossibile guardare l'uno senza vedere l'altra. La ragazzina era in piedi di fronte a me, ma conoscevo la sua vera forma. Era la cosa peggiore che avessi mai visto. Peccato. Dopo questo sparì. Ero nuovamente sola, in una stanza vuota e silenziosa. Solo che stavolta c'era dell'altro. Un tavolino era apparso dove prima stava lei, sebbene fosse stata lì tutto il tempo. C'era qualcosa su di esso, ma era difficile dire cosa fosse dal punto dove mi trovavo. Mi avvicinai e guardai l'oggetto. Era un piccolo rasoio, di quelli che si trovano nei coltelli a serramanico. Stavo per prenderlo, ma in quel momento mi uscì un urlo. Quando guardai la mano, vidi qualcosa che non c'era prima. Su di essa era impresso il numero 6. Guardai nuovamente il rasoio, notificando la presenza di un biglietto allegato ad esso. «Per Maggie, dall'amministrazione. Pensavo potesse esserti utile». Dopo aver letto la nota, ho iniziato a singhiozzare senza controllo. Le lacrime correvano lungo le mie guance come mai avevano fatto in tutta la mia vita. Piansi in un modo che penso non mi riaccadrà mai. Mi raggomitolai a terra piangendo per quelle che sembrarono ore. Fu allora che il pianto venne sostituito dalla depressione. Non sapevo perché stessi piangendo. Non per David, e nemmeno per il fatto di essere ancora bloccata lì. Ancora non erano apparse porte nella stanza. Ero ancora intrappolata lì dentro. Non era quello il motivo della mia tristezza. Ero preda di una depressione senza scampo, profonda e priva di emozioni. Mi sentivo completamente svuotata. Mi rialzai aggrappandomi al tavolo. I miei occhi caddero sul rasoio e lo presi in mano. Stavo per suicidarmi. Non ce la facevo più. Se l'avessi fatto, probabilmente David sarebbe morto. Ero intrappolata lì dentro. Era la fine. Premetti il rasoio sul polso, proprio sopra il punto in cui il numero 6 era marchiato sulla mia pelle. I singhiozzi tornarono e io ero lì, in piedi, piangendo con il rasoio puntato sul mio polso. Sia io che David stavamo per morire. Nulla aveva più importanza. Con un taglio più profondo, mi squarciai il polso. Subito dopo, non ero più nella stanza numero 5. Non ero morta. Di questo ero sicura. La depressione era sparita, ma ciò non significava che fossi felice. Le lacrime continuavano a colare lungo il mio viso. La stanza in cui mi trovavo ora era simile alla precedente
e come prima non c'erano porte, non c'erano lampade, ma in qualche modo ero comunque in grado di vedere tutto in modo chiaro. La stanza era completamente vuota, ma prima che potessi riflettere sul da farsi, mi ritrovai al buio. Il ronzio di prima ritornò. Mi coprì le orecchie per protesta. Era più forte che mai, ma finì in un momento. La luce ritornò e vidi che stavolta qualcosa era stato aggiunto alla stanza. Fu allora che gridai. Al centro della stanza c'era David. Era nudo dalla vita in su ed era costretto alle catene. Sembrava che lo avessero torturato. Aveva il petto e le braccia coperti di tagli. «David!» Corsi da lui il più veloce che potei. Era ancora cosciente perché avevo visto il petto alzarsi e abbassarsi, ma non era in grado di parlare. Fu allora che notai quello che aveva inciso sul petto. Era come se quel numero 7 mi stesse fissando. Sentii David che cercava di parlare. Gli andai il più vicino possibile. «David! David, riesci a sentirmi?» «Maggie, cosa... cosa ci fai qui?» La sua voce era flebile, ma riusciva a parlare. Ero grata di questo. «David, sto cercando di salvarti. Come faccio a liberarti?» C'erano dei grossi lucchetti che chiudevano le catene che lo tenevano bloccato. Osservai la stanza alla ricerca di una chiave, ma trovai solo un piccolo coltello in uno degli angoli. Il metallo era troppo spesso per essere anche solo scalfito da un coltello del genere, perciò lo ritenni inutile. Tornai da David. Sembrava essere a cavallo tra la vita e la morte. In quel momento la mia tasca vibrò, facendomi spaventare di brutto. Tirai fuori il telefono e, come mi aspettavo, c'era un messaggio non letto. Aprii il telefono. «Quello non sono io». Non sapevo cosa pensare. David era proprio davanti a me, ma il messaggio era stato mandato dal numero che mi aveva contattato all'inizio. Era simile al primo messaggio che avevo ricevuto da David, dove lui menzionava la casa senza fine. «Maggie». La sua voce risuonò nelle mie orecchie e nella mia mente. Era come se provenisse da ogni parte. «Maggie, devi andare avanti». «Che cosa vuoi dire? Come?» Ero di fronte a David o chiunque fosse lì incatenato. «Il coltello», mi indicò all'angolo della stanza con un lieve cenno del capo. «Prendilo». Presi il coltello e tornai da lui. Non avevo idea di cosa stesse succedendo, ma ero disposta a tutto pur di salvarlo. «Ora, pugnalami al petto». «Cosa?» Ero scioccata. David era lì legato che mi guardava direttamente negli occhi. «Devi infilare il coltello attraverso il numero 7, che è sul mio petto. È l'unico modo per salvare entrambi». «No», dissi barcollando all'indietro. «Tutto questo non ha senso!» «Maggie!» Ora stava urlando. I suoi occhi erano pieni di agitazione. Un lato della sua bocca si contorse in un ghigno. «Maggie! Pugnalami! Ora è l'unico modo!» Guardai il coltello che tenevo in mano. Mi sentivo la testa pesante, come se mi avessero colpito con una mazza. Fui presa dallo smarrimento. Serrai gli occhi e lo strinsi saldamente. «Maggie!» Con un urlo conficcai la lama nel petto di David. Non saprei dire cosa mi fosse successo. Sapevo solo che era l'unico modo. Aprii gli occhi e vidi il suo volto. Era atterrito. Sentii le lacrime rigarmi il volto e David mi guardò dritto negli occhi. «Perché lo hai fatto?» Non riuscii a incantarmi. Sapevo che non era David. Non poteva essere lui, o non avrei avuto il coraggio di pugnalarlo. Ero sicura che non fosse stato lui. I suoi occhi rotearono all'indietro e la vita lasciò il suo corpo. Fu allora che qualcosa cambiò. Il 7 sul suo corpo svanì, mentre il sangue cominciò a gocciolare sul pavimento, andando a finire in una cisterna che si trovava sotto di me. Il liquido rosso vivo iniziò a riversarsi in tutte le direzioni, e il cerchio quasi riempiva per intero la stanza, mentre io stavo iniziando ad affondare. Cercai di muovermi, ma senza riuscirci. Sembrava di essere nelle sabbie mobili. Il sangue aveva raggiunto le ginocchia. Più lottavo per liberarmi, più affondavo
e ormai ero completamente coperta di sangue fino al petto. Iniziai a graffiare il legno intorno a me. Il corpo senza vita di David era legato sopra di me. La sua testa guardava nella mia direzione, sorridendo. Mi trovavo con il sangue fino al collo, completamente terrorizzata. Non appena fui completamente sommersa, venni inghiottita dall'oscurità. Quando ripresi i sensi, vidi che ero fuori dalla casa. Potevo sentire la fredda terra sotto di me. Mi rotolai sulla schiena per guardare il cielo notturno. La casa senza fine mi aveva sovrastata. Vidi che anche la mia macchina era nello stesso punto in cui l'avevo lasciata. Ero incerta se ridere o piangere. Finalmente ero fuori. Mi alzai scrollandomi di dosso la polvere. Tremavo mentre mi dirigevo verso la macchina, mentre un senso di disagio iniziò a farsi largo dentro di me. Non c'era verso che ce l'avessi fatta. La casa non mi avrebbe lasciato andare così facilmente. Qualcosa non andava. Sapevo di non aver ucciso Davide nella sesta stanza, ma non sapevo dove poterlo trovare. Mi misi una mano in tasca e tirai fuori il cellulare. Non avevo ricevuto messaggi, però vidi che c'era campo. Iniziai a scrivere un messaggio per David. «Dove sei?» scrissi. Un secondo dopo l'invio ricevetti una risposta. Aprii il messaggio e citata. «Sono nella stanza 10, mentre tu sei nella 7. Sbrigati!» In quel momento ritornò quel ronzio assordante. Iniziai a correre. Non sapevo dove stessi andando, ma sapevo di non essere fuori. Mi trovavo ancora nella casa. Il ronzio scuoteva tutto ciò che mi circondava, faceva vibrare gli alberi e persino l'aria stessa. Dovevo solo trovare un otto. Avevo bisogno di trovare la stanza successiva. Era la mia unica chance. Trovare le prime stanze era stato piuttosto banale, ma andando avanti era diventato sempre più difficile capire dove iniziassero e dove finissero le stanze. Non avevo idea di cosa stessi cercando, qualunque cosa avesse un numero su di essa. Un 8, dovevo trovare un 8. Dovevo... un nuovo messaggio. Il tuo indirizzo. Cosa diavolo significa il mio indirizzo? Il ronzio era sempre più forte. In quel momento mi venne l'illuminazione. Il mio indirizzo, 4896 Forest Lane, interno 8. Mi fiondai verso la macchina, infilandomi dentro la portiera. Il ronzio faceva vibrare le lamiere dell'auto e sembrava intenzionato a seguirmi dentro di essa. Schiacciai l'acceleratore e partii a tutta velocità verso il mio alloggio. Nulla di tutto ciò aveva un senso. Com'era possibile che la stanza numero 8 fosse a casa mia? Avrei dovuto fidarmi dell'SMS. Era di David. Ero certa che fosse suo. Non c'era ragione per non credergli. Mi ci volle un attimo per raggiungere il complesso dove abitavo e giuro che quasi non ricordo di aver guidato. Era come quando hai la testa da tutt'altra parte e senza nemmeno rendertene conto ti ritrovi ad aver fatto un lungo tratto di strada. Mi lanciai verso il cancello senza curarmi di chiudere a chiave l'auto. Le mie mani giocherellavano con le chiavi mentre ero intento ad aprire il lucchetto per poi fiondarmi verso il primo corridoio sulla sinistra. Il condominio era vastissimo, ma il mio appartamento era uno dei primi a sinistra. Corsi a più non posso, superai il numero 4, poi il 5. La mia testa girava, mentre la notte mi opprimeva con una veste troppo pesante. Anche il 6 era andato. Il ronzio sembrava farsi più distante, man mano che attraversavo il corridoio. Come superai il 7° appartamento, divenne a malapena udibile, per poi sparire completamente nel momento in cui arrivai davanti al mio alloggio. Il piccolo 8 dorato era davanti a me, all'altezza dei miei occhi. Mi avvicinai alla maniglia e girai la chiave nella toppa. All'improvviso venni risucchiata dentro e la porta si richiuse sbattendo. Stanza numero 8. Mi rimisi in piedi e mi guardai intorno. Somigliava in tutto e per tutto al mio appartamento. Se non fossi stata a conoscenza di ciò che stava accadendo, avrei detto di trovarmi a casa e di essermi svegliata da un brutto sogno. Il mio pensiero andò a David. Mi chiesi cosa la casa gli avesse mostrato nell'ottava stanza. Iniziai ad esaminare la stanza. Tutto era al suo posto, come quando ero uscita di casa. Perfino la porzione di cibo cinese che avevo lasciato a metà dentro il lavandino. Andai nel soggiorno e diedi un'occhiata al computer sulla scrivania. Il monitor era ancora acceso sulla schermata di IM.
Mi avvicinai e mi misi a sedere di fronte ad esso. Scorsi la mia chat con Peter. Era tutta lì, ogni singola parola. La casa era a conoscenza di tutto e ora ero priva di idee. Onestamente, tentai in tutti i modi di non pensarci. Non c'era dubbio che sarebbe stato meglio non conoscere la risposta. Tentai di fare click fuori dalla schermata di AM, ma non me lo avrebbe fatto fare. Il computer semplicemente si bloccò. Cliccai sul pulsante di spegnimento. Niente da fare. Premetti Ctrl-Alt-Canc, ma non ottenni nulla. Improvvisamente, sul monitor, apparve un pop-up. Era una video chat. Controllai l'elenco dei partecipanti e vidi che c'erano solo due nomi, Maggie e amministrazione. Il video era dal vivo e tutto ciò che mostrava era un muro grigio. Apparve un messaggio da parte dell'amministrazione. Spero che tutto sia come lo hai lasciato. Chi sei? Risposi. Goditi lo spettacolo. Dopo questo, la telecamera si mosse, soffermandosi sul ragazzo legato ad un tavolo operatorio. Era completamente nudo e si inghiozzava sommessamente. L'immagine era poco chiara, ma riconobbi chi c'era lì sopra. Era alto, capelli castani e carnagione pallida. Questo è quello che capita a chi cerca di barare. Fu allora che realizzai che quello legato al tavolo era Peter Terry, e non era solo. Non so descrivere ciò di cui fui testimone. Le urla e i suoni che fuoriuscivano dalla bocca di Peter non avevano nulla di umano. Non riuscii a distogliere lo sguardo. Volevo, ma penso che fosse il potere della stanza. Peter lanciò un urlo che straziava l'anima, ma non l'udì attraverso le casse. Proveniva dalla mia testa. Col cuore in gola mi voltai in direzione del corridoio. Mi alzai dalla sedia e continuai a sentire le urla mano a mano che mi avvicinavo alla loro fonte. Come raggiunsi la mia stanza, le grida vennero rimpiazzate da un familiare ronzio, quel ronzio che mi aveva tormentato fino a quel momento. Aprii lentamente la porta e vidi ciò che avevo visto sul mio computer. Vidi il tavolo operatorio con i resti di Peter Terry sopra di esso. Nella stanza non c'era nessun altro. Chiunque fosse stato lì, ora se n'era andato, ma un brivido risalì lungo la mia schiena. L'amministrazione era lì, a una stanza da me. Andai verso il tavolo. La puzza era tremenda. Dovetti fare del mio meglio per non vomitare. Da qualche parte c'era la porta per la stanza successiva. Ne ero sicura. E infatti fu più semplice del previsto. Lì dove avrebbe dovuto esserci la porta del bagno, c'era una porta di legno come quella delle prime stanze. Su di essa vidi qualcosa di lungo e insanguinato. Era un numero 9 disegnato con l'interiore di Peter Terry. Provai pena per Peter, ma avevo visto l'inferno quella notte. Passai di fianco al tavolo, presi il bisturi senza guardare nuovamente verso il cadavere. L'ultima porta era lì e mi avviai verso di essa. Quella notte stava per giungere alla fine e ne sarei venuta fuori con David. Ero intenzionato a sbarazzarmi di chiunque avesse cercato di fermarmi. La porta si aprì senza problemi. Come la attraversai, notai cosa mi stava aspettando dall'altra parte. Era una stanza vuota, simile alla sala d'attesa di uno studio medico. C'erano alcune sedie appoggiate al muro e delle riviste erano accartocciate in un cestino all'angolo. Sul lato opposto della stanza trovai un'altra porta. Il mio cuore perse un colpo quando vidi il cartello. Non era un numero, era una singola parola. Amministrazione. Strinsi il bisturi nella mano. Ok, mettiamo fine a questa cazzo di storia. Erano oltre quella porta, lo sentivo, e anche Davide era lì. Il ronzio era più assordante che mai. Lo sentì dentro di me, veniva da dentro di me. Come mossi un passo si fece più forte, per poi riempire l'intera stanza nel momento in cui misi la mano sulla maniglia. La abbassai ed entrai. La stanza che trovai dall'altro lato non fu ciò che mi aspettavo. Era il salone dell'ingresso principale, lì dove quell'inferno aveva avuto inizio. Solo che questa volta trovai qualcuno dietro al banco alla reception. Il cuore mi uscì fuori dal petto quando vidi chi era, Peter Terry. Ciao Maggie. Peter, non è possibile, ma come... Chi ti aspettavi di trovare? Un fantasma? Satana in persona? Una tenebrosa bambina bionda? Vidi che stava sorridendo. Io no.
Cosa diavolo sta succedendo qui? Oh, andiamo, Maggie, pensaci bene. Chi è stato il primo a dire a David di questo posto? Non puoi aver... Chi ti ha detto su dove potesse essere David? Porca troia, Peter, eri suo amico! Spiacente, Maggie, ma è così che gestiamo le cose qui. Dov'è? Dov'è? Maggie, lui è qui con noi nella casa, ma non andrà da nessuna parte. E nemmeno tu. Non so cosa mi fosse preso, ma lo avevo perso. Scavalcai il bancone e mi avventai su Peter, scaraventandolo a terra. Gli afferrai i capelli e iniziai a sbattergli la testa sul pavimento, mentre con l'altra mano stringevo il coltello, premendolo contro la sua gola. Volevo ucciderlo, dovevo ucciderlo. Aveva ucciso David e avrebbe fatto lo stesso con me. Maggie, non puoi. Bisogna che qualcuno si occupi di dirigere la casa. No! Passai il coltello lungo la sua gola e gli sbattei nuovamente la testa sul pavimento. Non penso ce ne sarà bisogno. Con la sua morte la stanza piombò nel buio. Riuscivo ancora a sentire il coltello, ma non stavo più tenendo i capelli di Peter. Non so quanto tempo rimasi al buio, ma mi pareva un'eternità. Mi alzai e mi appoggiai al banco, tenendomi in equilibrio con una mano sulla superficie di marmo. Proprio allora si accesero le luci. Attraverso la finestra che si trovava sull'altro lato della stanza, vidi che era ancora notte. Guardai fuori, c'era David che camminava apparentemente illeso. Mi lanciai verso la porta, ma non si aprì. Fuori dalla finestra, lui stava camminando lungo la strada sterrata. Appoggiai la testa contro la porta. In quel momento lo vidi. Sentì il mio stomaco contrarsi violentemente. Lì, sul mio petto, c'era impressa una singola parola. Amministrazione.